Giornata spettacolare per fare una bella escursione. Ci troviamo a Passo Cibiana, un valico alpino che mette in comunicazione la Val di Zoldo con la Val del Boite. Da qui partiamo e raggiungiamo il rifugio Dolomites sul Monte Ritte. Siamo scesi dal passo percorrendo un tratto di strada asfaltata, arrivando così in località 4 Tabià. Adesso prendiamo il sentiero 494, dirigendoci verso la Forcella Val Inferna. Finora abbiamo camminato nel bosco su un comodo sentiero e finalmente siamo arrivati in un bellissimo punto panoramico con una bella vista. Adesso continuiamo verso la Forcella Val Inferna. Siamo a quota 1748, siamo arrivati alla Forcella Val Inferna e adesso continuiamo sul sentiero 478 verso il Monte Rite. Siamo arrivati alla Forcella Deona, panorama sempre più bello e sempre più ampio. Ancora 15 minuti e raggiungiamo il Monte Rite. Ci troviamo sul tetto di un museo, il Museo delle Nuvole dell'alpinista Reinhold Messner. È un museo allestito in un forte della Grande Guerra e da qui vi assicuro il panorama è davvero strepitoso, ne rimarrete incantati. Da qui adesso camminiamo ancora un po' ed arriviamo al Monte Rite. Abbiamo raggiunto il Monte Ritte, bellissimo, fantastico posto. Adesso ci riposiamo un attimo davanti a queste incantevoli montagne. Siamo scesi di poco dal Monte Ritte e ci troviamo così davanti al rifugio Dolomites. Sandra, potresti dirmi i nomi delle montagne? Ci provo, vediamo se alcuni me li ricordo. Partendo da ovest troviamo il gruppo del Civetta Moiazza, il Monte Pelmo, le Tofane, Sorapis, Antelao, Marmarole. Thank you.
Dopo esserci riempiti gli occhi e il cuore di tanta meraviglia, lasciamoci Marite e torniamo al parcheggio. Siamo scesi alla Forcella Deona. Adesso rientriamo seguendo il sentiero 479. L'ultimo tratto è parte asfaltato e parte sterrato. Non è il massimo, ma è quello che dobbiamo fare. Terminiamo oggi la nostra escursione in questo paesino che si chiama Cibiana di Cadore. È un paesino che è noto anche come il paese dei murales. L'escursione che abbiamo fatto oggi è stata molto bella, non impegnativa, che ci ha portati ad una cima con un panorama strepitoso. Se vi piacciono i posti panoramici, Cimaritte è consigliatissima, è quella che fa per voi. Se volete evitarvi la camminata, da Passo Cibiana parte anche il servizio navetta per raggiungere Cimaritte. Da Cibiana vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!